Mattia Cordeddu, in rappresentanza del Castiadas, come vedi la nascita di questa nazionale? Ma sicuramente è un progetto molto bello perché comunque dà ai giovani la possibilità di mettersi in mostra, anche ai giocatori di altre categorie, sicuramente non professionisti, di mettersi in vetrina con una nazionale. Molto, molto bella come iniziativa. Castiadas è una delle realtà del nostro calcio, perché è vero che ci sono due squadre in Lega Pro, c'è una squadra in Serie E e in Serie A, però poi vengono quelle che giocano i campionati nazionali, e il Castiadas è una realtà che si è ricavato uno spazio negli ultimi anni. Sì, erano 2 anni che cercava di salire dopo la retrocessione, già stata in Serie D. Dopo la retrocessione la società ha cercato di risalire subito, non è stato facile, io sono lì da 3 anni, quindi ho vissuto questa rinascita praticamente. Abbiamo fatto il primo anno, siamo arrivati ai playoff, non sono andati bene, l'anno dopo fortunatamente siamo riusciti a salire in Serie D e adesso stiamo avendo un po' di difficoltà, però è una piazza bella con la società molto ambiziosa, quindi si sta bene. Speriamo di rialzarci presto e niente. Nel suo piccolo, il principio del Castiadas è simile a quello della Nazionale Sarda, cioè il Castiadas tenta di promuovere il territorio anche attraverso il calcio, perché poi è zona turistica che in qualche modo ha la possibilità di mettersi in vetrina. Nazionale Sarda vuol fare qualcosa di simile per l'intera isola. Sì, è una cosa bella perché la Sardegna tutti la conoscono come zona per passare le vacanze alla fine, diciamo la verità. Però con questa iniziativa possiamo mettere in mostra dei giovani, possiamo far vedere che la Sardegna non è solo mare, spiaggia, cose del genere, ma sicuramente ci sono tanti giovani che meritano di giocare in altre categorie. In Sardegna è difficile, quindi questa è un'iniziativa bella che può far sì che i giovani si mettano in mostra.